Allora, questo studio vlog doveva uscire come al solito tipo 75 anni fa. Penso sia addirittura di fine gennaio, ormai siamo già quasi a fine febbraio, quindi capiamoci. Il problema è che dovevo registrare questa parte parlata, ma non ho avuto tempo perché ho avuto la febbre, poi le consegne, avevo mal di gola, non riuscivo a parlare, quindi per almeno tipo una settimana intera non sono riuscita a fare assolutamente nulla. Quindi vabbè, alla fine ho aggiunto un po' di cose alla fine che avrei voluto usare per un altro vlog da far uscire appunto ora in febbraio, perciò sarà un po' incasinato come timeline, però vabbè, vi porto comunque un po' dentro alla mia vita quotidiana lavorativa come anche con gli altri studio vlog. Sì, non vedo l'ora che esca la nuova stagione di The Mandalorian, sono super pronta e detto ciò partiamo con il video. Allora, ho raccolto un po' di cose, ho cominciato con il weekend, sono stata a Venezia per la festa di una mia amica che ha concluso il master che stava facendo e siamo andati a mangiare giapponese con i nostri amici giapponesi a cui abbiamo fatto provare le frittelle di carnevale per la prima volta ed è stato davvero molto bello, però mi sono dimenticata di filmare quella parte, perciò l'inizio è molto easy di questo vlog, appunto un po' di cose divertenti che abbiamo mangiato, un po' di Venezia, perciò let's go! So I'm taking a video of you because I don't have video of the food. Already finished everything. Questa settimana ho lavorato principalmente ad alcuni video per YouTube, oltre ovviamente al nuovo libro per Bao che però non ho filmato perché mi scordo. Quindi tante volte in cui vedrete molto work in progress per YouTube in questo video, ma non ho passato le mie giornate a montare video per YouTube, cioè qualche volta sì in realtà, ma vabbè, ho fatto anche altro, tra cui un po' di allenamento con i pennarelli acrilici di cui vi parlo un po' più avanti nel video, però appunto la maggior parte del mio tempo l'ho dedicato al nuovo libro che però, essendo che era la maggior parte delle mie giornate, appunto ho scordato di filmarlo e quindi in questa parte vedrete un po' di robe relative a YouTube e cose del genere. Come dicevo prima, ho sperimentato un po' con gli acrilici in questo periodo, ho comprato e ricevuto a Natale un po' di nuove marche di pennarelli perché usavo soltanto gli Uniposca finora, che però hanno poche tonalità, e quindi ho provato altre marche, tra cui la Molotow, che sono questi qua, ho comprato un pack di colori tipo pastello, si chiama, se non sbaglio qualcosa del genere, e anche gli Stabilo Free, quindi ho fatto un po' di esercizi. E in realtà stavo preparando un po' di illustrazioni per un progetto per cui non sono stata presa, ovviamente, ma insomma stavo sperimentando in realtà perché volevo provare a vedere se sarei riuscita a gestire effettivamente una possibile tavola fatta totalmente con gli acrilici, cioè una tavola di fumetto proprio. Quindi visto che mi sono divertita un sacco a farlo e ho sperimentato con la giusta carta, con i giusti colori eccetera, sto pensando effettivamente di fare questo mini fumetto a cui avevo pensato e pubblicarlo come autoproduzione. Però ovviamente prima devo riuscire a trovare il tempo di farlo e poi dovrei capire anche come pubblicarlo in realtà perché lo avevo pensato per essere di poche pagine, quindi stamparlo magari è un po' più difficile perché non puoi fare un fumetto di 5 pagine e stamparlo. Anche Curiose Coincidenze Cosmiche, che era la mia altra autoproduzione,
era di solo 10 pagine, ma con gli studi e il resto è riuscita a farla diventare di una ventina di pagine. E quindi, ok, sono riuscita a fare uno spillatino da vendere online, che ho venduto appunto sul mio Etsy, eccetera. Questo però non so se ci riuscirò perché appunto sono molte meno pagine e in caso dovrei ristampare comunque anche curiose coincidenze cosmiche, quindi faccio un volume unico contenente due storie. Che faccio? Non lo so onestamente. Ho un sacco di idee per le autoproduzioni che vorrei realizzare. Ne ho una in cantiere da 2 anni, tipo, per cui vorrei fare proprio una cosa grossa, tipo un crowdfunding proprio, ma non ho mai tempo di concluderla perché devo scrivere i testi ed è veramente lunghissima. Quindi vedremo, ho sempre 1000 progetti e mai abbastanza tempo e voglia per concluderli tutti. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se comprereste poi un'autoproduzione anche se ha poche pagine. Comunque cercherò di aumentarle, ovviamente non saranno magari 5 pagine di fumetto e basta, metterò magari degli studi e cose così. Insomma, fatemi sapere anche se avete già letto Curiose Coincidenze Cosmiche, se volete una ristampa anche di quello. I commenti sono aperti, quindi fatemi sapere. Venerdì e il weekend poi mi sono dedicata a finire il video tutorial che ho fatto sul maglione a uncinetto, che mi ha portato via tantissimo tempo perché ho voluto sperimentare un po' con le animazioni, eccetera. Se non l'avete visto, potete recuperarlo qui sul mio canale, qui o qui, non mi ricordo mai dov'è. Vabbè, io ho cominciato un altro progetto a uncinetto, magari ve lo mostrerò più avanti perché ancora non l'ho finito. Mi piacerebbe fare un video in cui vi mostro tutti i miei lavori che ho fatto finora con l'uncinetto, ho visto qualche youtuber farlo e mi sembra un'idea carina. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se può interessarvi o dite no, il tuo canale deve essere solo sul disegno. Comunque, siamo quasi al fine del video. Queste appunto erano le parti che, come dicevo prima, erano di febbraio e che ho aggiunto comunque. Sono stata a Treviso a fare un giro, che è a casa del mio amatissimo festival, Treviso Comic Book Festival, e anche se a fine settembre io già non vedo l'ora che arrivi. E poi, come sempre, ho lavorato un po' a YouTube. Se hai perso un tempo? Non ho fatto un video. Sì, ormai è già partito.
A febbraio poi è uscito anche questo articolo sull'Espresso di cui vorrei parlarvi, proprio spendere due parole a riguardo. È stato molto bello fare questa intervista e l'articolo è davvero interessante perché riguardava alcuni autori di fumetti giovani, tra cui io, appunto, che trattano temi legati alla sessualità e a come è percepita, come è vissuta rispetto ad altri fumetti o storie del passato o nella nostra società in generale, come è vista questa tematica e così via. Sono molto felice di aver potuto partecipare perché, come sapete, Calypso, il mio libro che è uscito per Bao lo scorso anno, tra le altre cose parla anche proprio di asessualità, poliamore o in generale anche la sessualità della donna, cose che ancora forse non sono trattate molto nella cultura pop, soprattutto per quanto riguarda la sessualità e il poliamore, forse. Ok, non sono i temi principali del mio libro sicuramente, però sono estremamente importanti per i personaggi e per la storia e soprattutto per me mi fa piacere che vengano riconosciuti, che se ne possa parlare, quindi sono davvero grata a Emanuele Cohen per questa intervista e all'ufficio stampa di Bao che mi ha fatto fare questa cosa. È stato davvero molto emozionante poter parlare di temi così importanti su una rivista altrettanto importante e quindi niente, ci tenevo a parlarvene un pochino in questo vlog. Amici, io penso di aver blatterato abbastanza, grazie per aver visto il video fino a qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!